Ciao Davide. Ciao Claudio, ho bisogno di te. Dimmi. Mail su mail sono arrivate sulle protezioni che noi forniamo, protezioni dei macchinari, quindi Ok. protezioni di sicurezza. Sì, componenti di sicurezza. Componenti di sicurezza, chiamali come vuoi. Oltre a fisicamente il materiale, cosa devo fornire? Ma non gli puoi vendere una lamiera e basta e non la chiami protezione, scusa. Noi le chiamiamo protezioni, Ma potremmo anche perché? fare, perché a noi ci piace proprio farci del male. Quindi, siccome invece dobbiamo proteggerci e proteggere anche gli operatori, cosa dobbiamo fornire come Allora. documentazione? Io parlo di obbligo di legge. Se tu vendi un componente di sicurezza, quindi non una lamiera con tanto al chilo di ferro, tanto vendi acciaio, No, sono però. acciaio, adesso non Vabbè, scherzando. però, vedi come componente di sicurezza, ne devi dare la dichiarazione di conformità CE secondo direttiva macchine, con cui dichiari che l'hai pensato, Progettata. progettato, prodotto a rischio secondo la direttiva macchine. Un manualetto di uso e manutenzione, Ok, che con le è caratteristiche. abbastanza dura su una protezione, dipende che protezione gli Sì, ma è fai. una macchina. E una targhetta CE, tipo quella che avevo in mano prima, adesso non c'ho più. Ok, Ok? da applicare sulla protezione. Esatto. Quindi tra. Che poi tu mi dica che di targhette CE sulle protezioni se ne vedono poco o niente in giro, Mai viste, anzi, si vede con la macchina, ma non è che tu non c'hai sulla clienti di un protezione. certo tipo, i clienti normali se li fanno in casa con dai, Ah, ok, una rettina te perfetto. la fai. Perché tu gli vendi la scatola. Quindi vedo il vestito. Invece ti chiamano Adesso vestito. sì, vogliono anche l'etichetta però del vestito. Quindi riepilogando, tre cose da Sì, tre fornire. cose tre. Dichiarazione di conformità CE che tu rispetti la direttiva macchine. Perfetto. Manuale di uso e manutenzione e una targhetta metallica. Ok, Finito. perfetto. Grazie. Ciao.